Comunque l'idea era quella di utilizzare il dato in maniera tale da poter identificare in maniera precisa il cliente più interessato, di modo da potergli offrire delle occasioni migliori, ad esempio. Oppure, sì, ovviamente le applicazioni sono infinite, dipende ovviamente anche da chi vende. Comunque, secondo Sì, che te, poi è dimmi. un po' portare in rete la capacità che hanno i grandi centri commerciali di scegliere i prodotti da mettere nel rack vicino alle casse, no? Sì, fondamentalmente sì. Dimmi un'altra cosa ancora. Secondo te c'è la possibilità di integrare queste capacità che hanno le grandi aziende, appunto, con i nuovi strumenti? In quale modo credi che sia possibile fare questo per le aziende medio-grandi? Ma così come è successo al primo giro del web che abbiamo fatto negli anni 90, il web, quando è arrivato, ha impattato sulle architetture organizzative e lo stesso ha rifatto il web 2.0. Tu adesso vai da un'azienda che fa il suo primo progetto web 2.0 e hai il legale, il finanziario, quello del marketing, comunicazione, pubblicità, quello di prodotto ovviamente, e cioè sette persone che devono ragionare per scrivere un post su Facebook, non si può, no? Allora, questo secondo me è il primo passo, cioè il fatto che le aziende devono comunque affrontare un processo di revisione di tipo organizzativo che viene normalmente risolto dopo i primi mesi di rodaggio a cui partecipano tutti i dipartimenti interessati facendo degli staff incrociati e dedicati ai nuovi temi. Per provare a rispondere in maniera un po' più ampia alla domanda, io credo che le aziende dovrebbero anche un'altra cultura che secondo me dovrebbe cambiare è quella della pubblicità cosiddetta push, cioè il fatto che la pubblicità è pensata, è nata come interruzione. La pubblicità è nata nella seconda metà degli anni del Novecento, molto in America, ma non solo, però concepita come interruzione. C'era un flusso continuo, ok? Quando si parla in termini media, si parla di media lineari, c'era un flusso continuo, veniva interrotto e diceva: compra questo. Adesso noi viviamo nel secolo, siamo entrati nel secolo dei media non lineari, degli media interrotti, del multitasking. La pubblicità invece, in molte sue forme, è ancora in maniera preponderante pensata come interruzione. Non funziona in questo sistema qua. Mentre io sono concentrato a fare il check-in di Foursquare e sto commentando il tuo check-in di Foursquare, non mi puoi interrompere con un overlay perché do una coltellata sul telefonino, lo odio, cioè sto parlando con la mia amica, non mi puoi disturbare. Se invece, come fa intelligentemente Foursquare, quando fai check-in, dopo ti viene detto: hai fatto check-in qua, ci sono i tuoi amici, ti puoi divertire qui, prendi un bicchiere di vino qua e guarda, c'è un'offerta speciale a 100 metri da lì, non è più un fastidio, è un'informazione. Anche questo qui è un po', diciamo, uno dei principi con cui abbiamo ragionato per Bloming, che quest'idea di poter mettere l'e-commerce dentro il tuo blog, mettere l'e-commerce dentro il tuo Facebook. È l'idea di rendere i prodotti liquidi, ok? Come l'informazione, liquido nel senso, come si è detto, dell'informazione nelle discussioni fatte negli anni scorsi, e farle passare là dove devono andare, farli diffondere là dove si devono diffondere. Poi se qualcuno è interessato compra, se no no, ma non posso andare a dire: dai, compra questo, cioè poi alla fine la gente si stanca, ecco. Spero di aver risposto. A proposito di Foursquare, c'è stato molto scetticismo, mi ricordo all'inizio, quando si è cominciato a usare Foursquare in maniera massiva, diciamo, perché c'era la questione della privacy, del non capire a cosa potesse servire una cosa del genere, eccetera. Sì, da questo punto di vista le migliori parole le ha dette, come al solito, Dana Boyd, che è una ricercatrice attenta che parla del fatto che in rete, nei social network, siamo in un privato condiviso.
E sostanzialmente Zuckerberg ha avuto la grande visione, molto, molto lucido in questo. Esce, se si legge The Facebook Effect, che è uscito in edizione italiana recentemente, nell'idea che ormai nel ribaltare il concetto di privacy nel concetto di trasparente. Cioè noi abbiamo ribaltato il concetto di privacy. Prima era tutto privato, tranne quello che decidevi di rendere pubblico. Adesso è tutto pubblico, tranne quello che decidi di lasciare privato. Sembra è sicuramente, cioè all'inizio è complicato, però poi alla fine dipende dai tuoi comportamenti. Cioè, certo che se pubblichi le foto di casa tua e dei tuoi figli in rete, ti esponi e poi ci fai il check-in con Foursquare vedendo l'indirizzo, è chiaro che ti esponi a dei problemi. Però qui l'ha detto bene Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia: no software can protect us from stupidity, cioè nessun software ci può aiutare contro la sciocchezza. Cioè, se c'è qualcosa che vuoi proteggere, non renderlo pubblico, no? Ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che comunque in altri paesi, per esempio, prendo un'azienda a caso che è Starbucks, che ha fatto diverse cose interessanti con l'integrazione con Foursquare. In Italia, a parte Coin, che so che ha fatto qualcosa in questa direzione, ci sono altre aziende che hanno fatto qualcosa di rilevante in merito? Purtroppo non ti so rispondere se non dicendo che su Foursquare ho notato un alto numero di offerte disponibili. Io non ci ho cliccato, però ho visto che in giro per Milano sempre più spesso capita che Foursquare dica offerte disponibili, no? Lì l'immaginare un'integrazione tra Foursquare e Groupon è abbastanza semplice concettualmente, non fra le due aziende, chi lo sa, vedremo, fra i due modelli è abbastanza semplice. E da questo punto di vista potrebbe anche essere interessante. Lì non bisogna avere fretta, cioè il problema è che le aziende cambiano quando cambia la cultura. Qui c'è una scelta che le aziende possono fare, perché tipicamente la cultura cambia in tre modi: o per cambio generazionale, o per distruzione di mercato, o perché ci sono dei processi di innovazione. Allora, quello che in Italia stiamo facendo è che stiamo andando avanti con le prime due opzioni, cioè stiamo importando, accettando, integrando i cambiamenti del digitale per cambio generazionale. Quindi arrivano i nuovi a gestire le aziende, questi ragazzi hanno imparato a usare Foursquare, o Facebook, whatever it is, e sono facilitati e chiaramente portano innovazione, no? Il problema qual è? Che è un po' lungo, un po' lento il processo, perché una generazione prende 25 anni. Allora, se pensiamo che noi siamo pronti per Facebook tra 25 anni, siamo più o meno falliti. L'altro modo per cui si apportano, sì, le società cambiano è per il collasso. C'è un libro abbastanza interessante che si intitola così, proprio sui grandi cambiamenti delle grandi civiltà della storia. E quindi è tipicamente quello che possiamo vedere, che ci sono i grandi cambiamenti per distruzione. Abbiamo avuto un caso straordinario, tristissimo in Europa, che è Nokia. Siamo passati da un leader di mercato, del mercato mobile, interessantissimo, più grande di internet, cioè l'orgoglio europeo, l'azienda più interessante in Europa, 40% di market share, 20%, le azioni che sono calate di 10 volte, cioè non valgono più niente. Questo perché Nokia non ha saputo cambiare la cultura aziendale, no? Perché ha avuto la strategia giusta, non che ha fatto un cambio strategico di prodotto, di visione, di mercato, interessantissimo nel momento giusto. Poi semplicemente la gente se n'è dentro, che ci lavorava dentro, non ha pensato, cioè non hanno saputo implementarlo. Allora, questa qui è un'altra prospettiva che abbiamo molto chiara in Italia, cioè il fatto di fallire di nuovo, cioè del fatto che le nostre grandi aziende prima o poi verranno schiacciate dal peso strutturale, dal peso organizzativo. Questo in Italia non ce lo diciamo mai, ma in realtà le aziende nascondono dei passivi importanti e nasce proprio dal fatto che il costo dell'organizzazione è superiore a quello delle regole. L'unica strada che io ritengo abbastanza interessante è quella di sviluppare dei processi di innovazione che devono essere daily e lifelong, cioè devono essere dei processi di innovazione continua. In Italia si tende a dire: vabbè, adesso facciamo questa innovazione qui, poi però basta. Ah, beh, ok, adesso dobbiamo fare i social network, allora facciamo i corsi,
così poi siamo pronti ai social network, però alle 6 gentilmente vorrei smettere. No, no, non è così. L'azienda deve vivere sull'innovazione, ma non perché l'azienda è il digitale, Facebook, eccetera, perché il mercato mondiale, l'economia mondiale va veloce, full stop. Allora, se noi continuiamo a fare business perché l'amico dell'amico, la chiamata, la telefonata e gli vendi una roba e hai svoltato il trimestre, alla fine di nuovo andiamo a prendere delle facciate contro i muri. Noi in Italia dobbiamo abituarci a seguire in maniera normale, naturale, quotidiana queste cose e prenderle come una delle tante abitudini che abbiamo. È normale, è anche semplice, è divertente a volte. Beh, chiaramente avevo visto un'infografica un po' di tempo fa su come è cambiato il CRM, dal CRM tradizionale al social CRM, qui effettivamente cambia tutto, cambiano gli orari, non è più calato dall'alto, no? Sì, cioè, pensa all'email, cosa ha fatto il BlackBerry. Comunque, È praticamente ripeto, quello che io penso è che da qua a qualche anno potremo avere, io spero sempre, perché poi molto dipende da quello che costruiamo, questo dipende quindi dalla volontà, dalle possibilità dei singoli. Io spero che da qualche anno comunque continueremo a costruire un web molto più umano. Che poi sia il web del computer o il web della televisione o quello del telefonino è meno importante, però che sia più umano in cui le cose sono integrate con le conversazioni, cioè con le nostre abitudini normali quotidiane. Alberto, io ti ringrazio molto per il tuo tempo, Grazie a te. grazie per tutte le cose che ci hai raccontato oggi, che sono preziose. Invito tutti ovviamente ad andare a vedere blooming.it. Blooming.com è il nostro dominio principale, ma vanno bene tutti e due. Ok. E ti ringrazio per l'ospitalità. Un saluto da tutto lo staff di Blooming. Speriamo di vederci presto. Assolutamente. Grazie infinite e un saluto a tutti. Un saluto. Ciao ciao. Ciao.